È uno degli scrittori più interessanti sulla scena internazionale e in molti lo considerano già un classico. L'islandese Jón Kalman Stefánsson presenta ora il terzo capitolo della sua trilogia nordica, Il cuore dell'uomo, che esce in Italia per Iperborea. Un romanzo che ancora una volta si regge su un linguaggio di straordinaria potenza. Without words, we are nothing. Senza le parole, ci ha detto, noi non siamo niente. Perfino Dio, se crediamo nella Bibbia, sarebbe stato perduto senza le parole. Senza una parola non avrebbe neppure potuto accendere la luce. La natura, aspra, violenta e al tempo stesso meravigliosa, e i sentimenti più viscerali dell'uomo sono la materia letteraria di Stefánsson, che sembra indagare sulla domanda ultima sul nostro essere umani. You will never find. Non troveremo mai la risposta, ha aggiunto lo scrittore, e dobbiamo essere molto grati per questo. Continuare a cercare una risposta ti dà la forza e l'entusiasmo per andare avanti. Cosa faremmo se la trovassimo? Una risposta in ogni caso, Stefánsson la trova nel suo lavoro. The most difficult was. La cosa più difficile, ci ha confessato, non è scrivere la prima stesura, ma riscrivere un romanzo, o tagliarlo, mettere insieme le tessere. Questa è la parte più difficile. La voce che narra il cuore dell'uomo è una voce di spettri, morti, ma al tempo stesso pervasi dalla sensazione di vita, quasi una metafora della postura letteraria. You have to give everything that you have. You have to pour. Devi dare tutto quello che hai, ha concluso Jón Kalman Stefánsson. Devi mettere tutta la tua vita dentro ogni parola, e quando continui a farlo, ti chiederai per quanto tempo ancora ci riuscirai. In qualche modo, senza fine, muori lentamente con ogni libro. Do you slowly die with every book?